Mister, allora, dal possibile 2-0, da questo rigore che pareva essere, insomma, esserci, poi visto nei replay, sembrato sacrosanto, non dato, e a questo 1-1, figlio anche di un Benevento tornato in campo nella ripresa con un atteggiamento forse diverso da quello con cui aveva chiuso i primi 20 minuti, si è un po' spenta la luce. Sì, sì, un'analisi giusta. Noi abbiamo fatto un grande primo tempo, però anche abbiamo speso molto, ad essere sinceri. E siamo rientrati in secondo tempo, ci siamo abbassati troppo e abbiamo dato campo a loro. Perugia ha fatto una mezz'ora importante, quindi è un risultato che dobbiamo accettare, non è che ci possiamo in questo momento qui prendere e buttarci la croce addosso su un pareggio a casa contro una squadra che è del nostro livello e forse anche a qualcosa in più, però dispiace perché un primo tempo in quel modo potevamo sicuramente chiudere in maniera diversa. Io dico che a volte un episodio, una palla, una svista arbitrale o una palla vista cambiano le partite. Al Perugia gli era cambiato la partita a Prato con due rigori e due espulsioni. Io dal campo in quel momento lì ho avuto la sensazione che Comotto abbia tolto la palla con il braccio, poi così non so, perché io poi non mi piace attaccare gli episodi, però se così fosse c'è un arbitro, un assistente a 20 metri dal palo, è chiaro che poi dopo le partite lì poi si mettono su dei canali che sono completamente diversi. Poi Perugia ha meritato il secondo tempo, perché ha meritato il risultato. Potevamo anche subire il secondo gol in quelle situazioni, come potevamo farlo anche noi alla fine con qualcosa, una volta con Felice. È un risultato che dobbiamo accettare, è figlio di un ottimo primo tempo, un secondo tempo un pochino più passivo, dove comunque con qualche giocatore ancora non siamo al massimo della condizione psicofisica. E niente, adesso però abbiamo recuperato l'idea per un giocatore importante, quindi dobbiamo cercare di pensare alla prossima, non fasciarsi troppo la testa sul risultato che in questo momento qui, dopo 7 gare, insomma, la squadra ha una continuità di risultati, ha toppato completamente una partita, perciò dobbiamo guardare avanti e pensare fino da oggi alla prossima gara, che è un'altra grande partita contro un'altra grande squadra. Avendo in panchina giocatori come Artinier, Buonaiuto, e considerando i cambi che hai fatto, è sembrata, è un'impressione che la partita volevi pareggiarla più che vincerla, un'impressione? No, ma io Artinier è il primo giocatore che ho fatto scaldare perché avevo, dopo 10 minuti di sottotempo, l'intenzione di metterlo in campo. Il problema è che qualcuno l'ho visto visibilmente calare, quindi concedevamo troppo campo. Poi avevo Campagnacci che aveva chiesto, anche lui guardava spesso la panchina, quindi in mezzo al campo siamo un pochino calati. Ho preso il campo, come ho detto, ci siamo abbassati troppo. Abbiamo passato quei 20 metri che ha permesso sempre di perdere palla in mezzo al campo, di non contrastarli mai. E avevo in mente un cambio con gli attaccanti, però quando poi le partite vedi che prendi tante ripartenze devi anche pensare e avere l'umiltà di portare a casa il risultato. Noi dovevamo fare qualcosa, per quello che abbiamo fatto il primo tempo meritavamo qualcosa di più il primo tempo, e poi il secondo tempo abbiamo anche rischiato, ma non dimentichiamoci che c'era il Perugia, che è una squadra che vedrete nel giro di ritorno saranno davanti, come ci saremo anche noi. Visto il secondo tempo è sembrato molto simile, vi siete abbassati un po' troppo, ma come è accaduto anche a Gubbio, lei pensa che questi blackout, tra virgolette, che poi insomma un po' travolgono la squadra nell'intervallo, siano figli di questioni di natura tattica, questioni di testa, o questioni di equilibrio? Lei che pensa? No, una questione di equilibrio, una questione anche un pochino di autostima e una mentalità che qualche risultato non proprio o qualche prestazione non proprio soddisfacente ha tolto un po' di autostima, considerando che qualche piccola firmante l'avevamo anche oggi. Non è una cosa importante, ma quando mancano quei determinati giocatori che hanno un pochino più di esperienza, che sanno leggere meglio le partite, sicuramente un pochino di esperienza in più non guastava.
però io sono, non ho niente da rimproverare ai ragazzi, perché anche oggi secondo me hanno fatto bene. Io come sempre guardo sempre le cose positive, sapendo che dobbiamo sicuramente migliorare, dobbiamo assolutamente, ma è successo nelle ultime due gare, perché poi a Pontedera abbiamo corso fino alla fine nonostante il risultato ci abbia dato conto in maniera anche abbastanza clamorosa. A Grosseto abbiamo fatto un secondo tempo importante, quindi è successo un po' le ultime due partite, perché quando perdi sicurezze e sbagli qualche pallone di troppo, allora tendi a non essere più aggressivo, tendi a rinculare un pochino troppo, e loro erano bravi sugli spazi. Questa è una signora squadra, un po' in difficoltà anche loro, però è una signora squadra. Si può dire che oggi non vi hanno aiutato neppure le prestazioni di alcuni singoli, che non ne ha, qualcuno ne ha proprio azzeccata una oggi? No, io analizzo la squadra nei suoi, non guardo mai la prestazione del singolo. Io, se voglio far crescere questa squadra, devo comunque analizzare sempre come si comporta la squadra, che atteggiamento ha la squadra. Poi è chiaro che se un giocatore è in una condizione diversa e trova un altro che ha più condizione, lo mettiamo dentro. Il mio compito è anche di quello di valutare attentamente tutta la rosa. Oggi ha giocato la Jay e ha fatto bene, quindi fino a che ha potuto, lui era la prima partita che faceva da aprile, primi 90 minuti, poi non la fa. I crampi hanno costretto il cambio e lì ho dovuto cambiare un pochino anche idea, anche io su quelli che erano i cambi poi durante il secondo tempo, perché ho dovuto, Michele e Anaclerio ho avuto crampi, ho dovuto spostare Signorini, noi in secondo tempo in una certa situazione eravamo anche un pochino, ho perso somma ieri mattina nella rifinitura, quindi non eravamo proprio nei cambi, nello stesso Ferretti che ha una distorsione e che comunque speriamo di poter recuperare. C'erano delle difficoltà oggettive anche a cambiare atteggiamento o a cambiare uomini, cioè, ho adattato De Riso anche oggi, ho messo Signorini a sinistra, non sono proprio i ruoli, quindi avere anche la presunzione poi di voler giocare con gente fuori ruolo e magari di offendere, io credo che, non lo so se vado a controcorrente, accetto questo risultato e mi tengo stretto un primo tempo da grande squadra, un secondo tempo da squadra che deve sicuramente crescere, ma anche il secondo tempo ho visto cose buone. Mister, c'erano delle disposizioni ben precise di non fare avanzare Zanon come le altre partite, o è stato un caso? Zanon che nelle altre partite aveva un certo Fabinho su quella parte lì, quindi avete visto che quando riparte questo è il giocatore. Quindi era una disposizione precisa? Era una logica, cioè cercare di non dargli le ripartenze, perché il Perugia, che non dimentichiamo, ha 3 punti meno di noi. Io ho detto stamani squadra in crisi, noi squadra in crisi, non siamo crisi. Magari se scrivete delle minchiate, allora diventiamo crisi tutti, ma noi non siamo una squadra in crisi. Noi dobbiamo dare sicurezza alla squadra. Poi se gioca bene o gioca meno bene è un altro discorso. Io quello che chiedo in questo momento qui è un po' di serenità e un po' di equilibrio, anche perché noi quest'anno, ve l'ho detto ieri mattina a sala stampa, insieme alla proprietà siamo partiti con un profilo un pochino più basso. Io non ho mai detto che questa squadra qui farà sfracelli, vincerà il campionato. Noi dobbiamo in questo momento qua, secondo me, siccome a volte ci complichiamo anche in generale un pochino la situazione, avere la serenità di accettare il risultato, sapendo da parte mia, perché è mio dovere, dove dobbiamo migliorare. Ma questo, se no non sarei qua, no? Che ci sto a fare? Però è chiaro che se riusciamo anche a mascherare un pochino certi difetti, aspettare una condizione, ma non perché non lavoro durante la settimana, perché abbiamo subito qualche infortunio, parecchi traumatici, quindi c'è una condizione generale non ottimale. Un momento che dobbiamo lì, però è una squadra che comunque sta facendo dei risultati, sta trovando una continuità. È chiaro che poi dopo i giocatori, io a me ieri mattina un suo collega mi ha rivolto, lei si sente, non mi ricordo di, se l'ha detto, come l'ha detto, sotto, perché io non so sotto pressione. Io sono sotto pressione quando ho problemi a casa, io non ho problemi, io sono solo allenare la squadra. Però i miei giocatori avvertono questa tensione e io mi arrabbio se i miei giocatori perdono forza e allora vengono fuori le insicurezze.
vengono fuori i famosi blackout, perché la squadra subisce troppo l'episodio negativo. Noi dobbiamo essere un pochino più razionali, più coerenti con quelli che poi è quello che ci siamo detti all'inizio dell'anno. Proseguire, il campionato è all'inizio, non si vince ora, non si retrocede quest'anno. Dobbiamo entrare in un ipotetico playoff sperando di arrivare più alti possibile. Se avremo fortuna, se il gruppo è compatto, se la società ha fiducia in chi la guida, e noi abbiamo anche noi le stesse possibilità che ha il Perugia, che ha la Salernitana, la Domenica, l'Aquila, Pontedera, che ho visto ha preso 5 gol, il Frosinone. Io non mi sento inferiore a queste squadre qua, però noi non siamo nemmeno superiori, e questa è una cosa, un parametro un po' diverso. Noi possiamo essere forti, però tutto l'ambiente deve crescere. Io non è che sto qui a fare sempre il paladino della sapienza, io non sono né sapiente, però cerco un pochino di salvaguardare i miei giocatori, e questa è una squadra che avverte un po' di tensione, e io gliela devo dare. Poi se mi aiutate anche voi, se mi aiuta l'ambiente, probabilmente mi create anche qualche problema a me. Stamani mi sono sceso, ho preso un giornale importante, squadra in crisi. Crisi di cosa? Che crisi? Qual è la crisi? Perché si è persa una partita. Allora ci vuole un po' di anche di equilibrio nel giudicare. Ma ripeto, ma non lo dice Carboni, perché Carboni non frega niente di quel che scrivete o di quello che è un messaggio. Però io dico, ho una squadra cambiata, che è partita a fare spinti, dove noi abbiamo sempre detto quest'anno vogliamo fare un passo indietro, non dire che siamo i più bravi, non dire che siamo i più forti. Perché? Perché accetti anche un risultato così, ma se poi vedi invece che allora il secondo tempo, guardiamo un primo tempo importante, vediamo una cosa in maniera diversa, cerchiamo un primo tempo importante e poi miglioriamo sul secondo, e lì deve essere l'allenatore, perché se non è in grado si dà un calcio nel sedere e si manda a casa. Io sono qua, ve l'ho detto, qua so che non è facile vincere qua, dico quasi anche quasi impossibile, però io a questo quasi mi ci attacco. Allora io dico, qua se quest'anno rimaniamo tranquilli, sereni, siamo riusciti a ricompattare una situazione che ci ha tolto forza alla squadra, ha tolto serenità, la società è stata brava a ricompattare, la squadra ha fatto, venerdì c'è stato un incontro con i tifosi che secondo me è stata la cosa più importante di questo inizio di stagione, pensate un po' che vi dico, ma non dal punto di vista, perché la squadra oggi si era ricompattata, l'acqua ha fatto gol, noi abbiamo bisogno di calore, abbiamo bisogno di stima, di affetto, lo so che forse dico anche cose che qualcuno non, se le capiamo credo che abbiamo dei vantaggi, se le capiamo ognuno farà quello che si sente e cercherà di valutare bene tutto. Mister, questa è una squadra che indubbiamente ha grande qualità, ma io credo abbia anche un difetto di personalità. Per eliminare questo difetto di personalità e soprattutto per esaltare questa qualità, credo che ci sia bisogno di arrivare alla consapevolezza di un potenziale che effettivamente si ha. Quando potrà accadere questa trasformazione? Io sono convinto che noi possiamo solo che migliorare, e noi faremo un grande girone di migliore. Io di questo sono sicuro. Non devo arrivare con le pezze al sedere alla fine del giorno, ma non perché non ho la convinzione, anzi, noi possiamo anche essere lì. Noi dobbiamo, è una crescita che deve avvenire. Io dei giocatori che noi qua si è sempre parlato di un regista, cioè, ma vacca, ha fatto un primo tempo, io non lo so se voi vedete l'altro quale c'è. È un giocatore che ho trovato qua, non sapevo nemmeno chi era, però gli devo da forza, poi è calato anche lui il secondo tempo. Quindi io devo capire perché Antonio Cali, se sbagli una palla, questo è quello che deve fare un allenatore. Però io lavoro su delle certezze, cioè io lavoro su un gruppo che mi dà l'anima, che umanamente a me mi gratifica di essere il loro allenatore. Poi non sempre riusciamo a trasmettere all'esterno quello che vorremmo dare, no? Io ho visto un po' troppe facce di giù, ragazzi, c'è la Salernitana domenica, c'è la mercoledì andiamo a Ischia, mi servirà per vedere altre situazioni, per mettere minutaggio a buon aiuto agli altieri, perché per me rimangono dei titolari. Però se noi ogni volta che c'è una situazione e vediamo sempre le cose in maniera negativa, signori, qui può venire anche Mourinho, non cambia il risultato. Allora proviamoci, io dico proviamoci, perché tengo troppo a questa squadra, tengo troppo anche alla società, nel quale mi sento anche fin troppo coinvolto. Perché comunque capisco che è una società, è una proprietà che vuole un risultato. E io, fino a che sarò qui qua, a parlare con voi,
farò di tutto per migliorarlo. Se poi qualcuno mi dà una mano avrò un po' meno difficoltà. Io no, non voglio fare ora lezioni di vita a nessuno, anzi, se qualcuno si offende chiedo scusa. Però, cioè, ho parlato con il presidente del Perugia, ha detto avete fatto un primo tempo che noi, la migliore squadra che abbiamo visto. E vengo qui, è il secondo tempo, Lo so, è il mio secondo tempo, però vediamo anche le cose in maniera positiva. Se no, è tutto quello che si vede intorno, è tutto l'erba del vicino sempre più bella. E qui a Benevento abbiamo fatto 2 settimane non semplici. Ci siamo un po' complicati la vita, io non ho mai preso le difese né di quello né di quell'altro, io difendo le difese della squadra. E allora cerchiamo però anche voi la comunicazione, ma io non è che vi sto dando, cerchiamo di, è una squadra che ha bisogno di sentire fiducia, questa è una squadra, e ha bisogno del tifo, e ha bisogno della gente che gli stia vicino, lo devo meritare, perché io non è che se tu fai la domenica prestazioni che è giusto che tu venga fischiato, però oggi la squadra ha dato tutto. Poi alla fine potevamo, non ci ha girato bene qualche episodio, il secondo tempo la potevamo anche perdere, o i cambi potevo fare diverse, ma avevo delle difficoltà in mezzo al campo. Accettiamo questo risultato, guardiamo avanti, pensiamo alle cose. Grazie.